Siamo con il nuovo allenatore del Civitavecchia, Stefano Manelli. Intanto le chiedo quanto è contento, quant'è l'emozione per questa nuova avventura al Civitavecchia. Tanto perché è una delle migliori piazze d'eccellenza, senza girarci intorno, e ricevere una chiamata da questa società è un motivo, insomma, di vanto e di grande contentezza, per cui non ho esitato ad essere qui. D'avversario ha affrontato diverse volte il Civitavecchia, che impressione le ha fatto la squadra ma anche i tifosi? Beh, la squadra è una squadra forte comunque, sono sempre state partite molto difficili perché hanno tanta qualità, insomma, anche nel passato. Per i tifosi è la parte che arricchisce un po' il tutto, perché insomma l'influenza si sente, affrontando come avversario quella platea si sente, ecco, quindi averli a nostro aiuto quest'anno sarà un vantaggio. Ha già avuto modo di parlare con qualche giocatore che ha fatto parte del Civitavecchia, e per quanto riguarda il modulo, si parte con la difesa a 3? Allora, per ora i colloqui ci sta pensando il direttore. Per il sistema di gioco in partenza, sì, come anticipato l'idea è quella, poi nulla vieta di cambiare, perché poi le caratteristiche dei giocatori che si conosceranno meglio in preparazione, insomma, ci permetterà eventualmente anche di cambiare e valorizzare il sistema globale. Si è dato un obiettivo per questa stagione? Beh, sicuramente lottare per il vertice. Poi è quello l'obiettivo, è quello il motivo, insomma, per cui stiamo cercando di lavorare in un certo modo. Daniel Da Ponte, avete presentato oggi il nuovo Civitavecchia. Come mai la scelta di Stefano Manelli intanto come nuovo allenatore? Ma perché Stefano lo reputiamo in linea con quelli che sono le nostre idee di calcio, un allenatore giovane, un allenatore con delle idee e dei principi ben precisi, un allenatore ambizioso, e questo secondo me è una cosa molto importante nel calcio di oggi. Ridevamo e scherzavamo nei scorsi giorni perché tra il direttore generale Valerio Fischer, me e Stefano Manelli forse insieme non raggiungiamo nemmeno 90 anni, per cui è sicuramente una squadra, diciamo, dirigenziale e tecnica molto giovane, però largo ai giovani, per cui speriamo possa far bene. L'hai detto tu, c'è anche Valerio Fischer, quindi un Civitavecchia che cerca sempre di crescere anche in società. Assolutamente, Valerio è un dirigente che negli anni ha fatto e ha avuto l'opportunità di lavorare anche in squadre importanti in Serie D, per cui sappiamo che Valerio potrà darci un valore molto importante, sarà un valore aggiunto molto importante per noi, soprattutto dal punto di vista diciamo dirigenziale e organizzativo, perché appunto avendo già vissuto esperienze più importanti sappiamo che sperando di arrivare presto a fare la Serie D sappiamo già di avere dentro una figura che conosce bene la categoria. Ti chiedo anche qualcosa di mercato, si parte anche quest'anno dalle conferme, possiamo dire così? Sì, assolutamente, alle conferme di Vittorini, Luciani e Fadarella, sicuramente nelle prossime ore ne aggiungeremo delle altre. L'idea e l'obiettivo è quello di ripartire da un blocco di giocatori già presente in rosa, perché lo scorso anno secondo me, nonostante il terzo posto, comunque abbiamo fatto una buona stagione, per cui l'obiettivo è riconfermare l'80-85% della nostra rosa e poi andare a fare 3 o 4 operazioni di mercato per poter rendere ancora più competitiva questa squadra. Patrizio Presutti, parte praticamente adesso il nuovo Civitavecchia, perché avete presentato insomma il nuovo allenatore, anche il nuovo direttore generale. Con quali obiettivi parte questo nuovo Civitavecchia? Ma dai, diciamo che gli obiettivi sono sempre gli stessi dell'anno scorso, cercare di portare questo Civitavecchia finalmente in Serie D. È chiaro che, come dicevo prima in conferenza, è un po' presto per fare previsioni, per fare progetti, non conosciamo il girone, non conosciamo da chi sarà composto, tutti parlano di un girone di ferro, quindi vedremo, di certo vogliamo essere protagonisti e poi vediamo, dai, vediamo. Però la scelta di Manelli e Fischer è per far crescere sia la squadra sul campo che la società? Ma sì, assolutamente, noi oggi quest'anno siamo arrivati alla fine del famoso progetto triennale, che come abbiamo sempre dichiarato prevedeva un primo anno di assestamento, un secondo anno dei protagonisti e il terzo anno cercare di fare l'assalto alla Serie D. Programma completamente rispettato, con l'unica variante che al terzo anno non abbiamo raggiunto la Serie D, ma ci siamo andati vicini di un soffio, quindi ci siamo trovati a decidere se riprovarci immediatamente o magari buttare giù un altro progetto triennale, e credo che la freschezza di mister Manelli, la freschezza di Valerio Fischer possa aiutarci a compiere l'impresa già quest'anno, poi vediamo.